Benvenuti a una nuova puntata degli Studio Visit Online di Estetica, seconda stagione. Oggi andiamo a incontrare Virginia Zanetti. Virginia è un'esploratrice, una ricercatrice creativa che mette nella sua arte performance e azione. Ricama la sua creatività e crea delle poesie da indossare. Andiamo a scoprire il suo mondo. Ciao Virginia, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Tutto bene, ti vedo, sei a Prato, mi dicevi, giusto, nella tua città natale. No, non è Natale perché mi dicevi che sei fiorentina. Sì, sono fiorentina, sono nata a Fiesole e sono cresciuta sì a Firenze, insomma, poi mi sono mossa in varie città, però appunto mi considero piuttosto del mondo, ecco. Assolutamente. A Prato ho la parte paterna, la famiglia paterna. Ascolta Virginia, a me piace, vedendo il tuo lavoro, ho pensato di identificarti come una sorta di esploratrice, una sorta di ricercatrice, una ricercatrice creativa, cioè tu appunto cerchi di entrare nelle pieghe un po' dei sentimenti, nelle pieghe delle relazioni, nelle pieghe dell'essere umano e da lì tiri fuori la tua opera creativa, che parli di azione e di performance fondamentalmente. Raccontaci brevemente un po' che cosa fai, poi andremo a vedere un po' nel dettaglio i tuoi lavori. Beh, grazie. Mi sembra una definizione calzante, insomma. Io che non amo le definizioni, ricercatrice è proprio adatta. Proprio perché appunto tutto scaturisce da una ricerca continua, una necessità di andare nella profondità e anche nelle altezze per capire un po' il funzionamento dei fenomeni, della vita, delle relazioni, di ciò che siamo. Per cui ho sempre utilizzato veramente tutte le discipline per ricercare. Poi quella che ha prevalso appunto con diciamo, i miei recenti, insomma, i miei ultimi studi, quando ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Pittura, però venivo da una formazione scientifica, diciamo ora ha prevalso appunto quest'area che è l'area delle arti visive, ma appunto cerco sempre di uscire dal contesto solo esclusivo dell'arte contemporanea, per cui utilizzo e collaboro veramente con tanti campi del sapere, per cui quello che faccio spesso sì, parte da delle immagini, che poi molti di noi appunto pensano per immagini, per cui io parto per immagini perché la mia formazione principale è da pittrice e queste immagini che capto, no? Che poi dico non sono proprio creazioni mie, ma vengono fuori mentre faccio una determinata ricerca che è sempre in relazione a qualcosa. Quindi è sempre in relazione a un contesto, a una comunità, a un luogo, a un gruppo di persone, a qualcun altro, quindi all'altro, c'è sempre un relazionarsi all'altro. E quindi queste immagini, diciamo, arrivano quando in realtà riesco a fare uno spazio dentro di me. E le prime fasi del mio processo, diciamo, di ricerca e di lavoro creativo è quello di buttarle giù attraverso un acquerello, un progetto appunto visivo. Dopodiché la ricerca si incrocia appunto con varie discipline che possono essere anche teoriche, ma la parte principale poi è quella di coinvolgere un gruppo di persone o l'altro, oppure me stessa, quindi il mio corpo, perché non sempre i lavori coinvolgono comunità, anche se la maggior parte, insomma, i lavori quelli più conosciuti sono poi delle azioni collettive che vanno proprio a ricreare queste immagini iniziali che erano venute fuori e che anch'io ho bisogno di capire meglio insieme alle altre persone, quindi ricreando questa immagine creo delle esperienze che chiamo delle esperienze estatiche perché proprio vanno a
cercare di cambiare una percezione che abbiamo, quindi creare un'esperienza che vada anche spesso oltre a dei limiti dell'individuo, e cioè quindi appunto superare questo concetto di individuo separato dall'ambiente. E l'altro piano è proprio quello di creare un'esperienza anche estetica che va a costruire quelli che poi diventano dei lavori fisici e materiali, come potrebbero essere appunto un'opera fotografica, un'opera video, oppure delle opere che possono essere scultoree o di ricamo in tessuto, però create coralmente anche dalle persone. Quindi poi c'è un aspetto anche materiale, per cui anche nel processo stesso, ma anche nell'evoluzione del lavoro, tendo sempre a non separare, no? C'è sempre una fusione tra un livello invisibile e visibile, tra un livello immateriale immateriale e materiale. E così le discipline che poi vengono coinvolte nella mia ricerca, che spesso appunto, oltre a cercare di far emergere alcuni dei principi che sembrano governare insomma la vita, come la non dualità tra individuo e ambiente, cercano proprio appunto dei punti di tangenza tra varie visioni del mondo, tipo quella occidentale e quella orientale, oppure tra varie discipline, quindi tra vari contrasti, ecco, cerco di superare spesso gli opposti, no? Far convergere degli ossimori, quindi magari pensare a delle minoranze, quindi toccare appunto temi dell'antropologia a temi magari della sociologia o dell'economia, quindi mettere a confronto lo sviluppo capitalistico a piccole minoranze e così via. E diciamo, forse un filo conduttore che dà molta energia al mio processo di creazione è proprio quello di cercare di superare dei momenti critici, di crisi. Quindi parto sempre da dei momenti forse anche conflittuali, che possono essere appunto sia individuali, quindi di percezione che ho rispetto a quello che sta accadendo, e sia collettivi, cioè quindi metto a confronto anche sentimenti che partono dal particolare, però rispetto a tematiche che stanno coinvolgendo insomma la collettività. E questi momenti di crisi, cioè il mio interesse principale è quello del ribaltamento, no? Della manipolazione, della trasformazione. Tanto che spesso in questi processi avviene quasi una sorta di rituale in queste performance, che chiamo difficilmente performance perché sono spesso fuori dai luoghi preposti per l'arte, sono spazi non convenzionali, quindi a volte hanno un confine tra il rituale, un atto psicomagico, un accadimento, no? Quindi un happening, non saprei bene catalogarli. Utilizzo spesso performance collettiva perché appunto è una modalità per fare un po' capire alle persone cosa faccio, però non sono ben collocabili, ecco. Ascoltami, quindi performance collettive, un periodo adesso che la collettività purtroppo sta un po' limitando queste performance collettive. Io guardo i tuoi lavori, uno degli ultimi è questo BA Poem che adesso faremo vedere, dove ti sei concentrata sul ricamo, e mi è piaciuto tantissimo la frase che hai scritto all'interno della spiegazione del tuo progetto, che il ricamo è una tecnica di meditazione, una tecnica di meditazione incredibile che ti porta appunto a comunicare comunque, cioè a meditare e poi a tirar fuori tramite il ricamo una verbalità, una comunicazione. Quindi volevo appunto far vedere, adesso provo a condividere lo schermo così vediamo anche di che cosa sto parlando. Progetto, questo BA Poem, che sono
come hai descritto te, un po' poesie da indossare, giusto? Prova, ed è uno degli ultimi, cioè nati un po' col primo lockdown. Vai, raccontami come nasce, che cosa rappresenta e mi interessa questo aspetto del ricamo come meditazione, come strumento di meditazione. Beh sì, il ricamo ho iniziato a utilizzarlo da diversi anni fa, appunto quando feci un lavoro sulle minoranze in Molise. E lo iniziai a imparare da queste signore del paese, proprio per scrivere, lì erano delle parole. Per cui sì, iniziò un po' lì a interessarmi molto anche il linguaggio della parola, della poesia anche verbale. E allora, premetto che appunto nel primo lockdown, appena è scoppiata la crisi, non sono riuscita nell'immediato a pensare appunto al processo creativo finalizzato appunto alla mia professione di artista, per cui non ho lavorato nelle prime fasi. E la mia grande riflessione è appunto che quando mi chiedevano stai facendo, perché molti in realtà invece hanno tirato fuori anche degli aspetti creativi, no? Nello stare chiusi, in realtà io mi resi conto che cioè, in quel momento la creatività appunto non è, come dicevi anche te, soltanto il creare delle opere finalizzate all'arte, la creatività è insita a ogni individuo ed è insita alla vita stessa, per cui in quel momento la creatività doveva essere usata per trovare soluzioni dell'immediato, magari aiutare le persone, e mi resi conto proprio appunto come le arti erano state proprio prese dalle persone per superare quel momento veramente drammatico iniziale che ci stava sconvolgendo tutti, quindi vuoi anche le condivisioni sui balconi, le persone cantavano, oppure varie soluzioni, no? In cui uno aveva delle capacità e le ha messe magari a servizio della collettività. Però oltre alla paura appunto iniziale ci fu appunto il fatto che io lavorando sui territori, quindi muovendomi molto dal posto dove ho la base, ma mi sono sempre spostata molto in tutto il mondo a realizzare i miei lavori, lavorare con le persone, cioè mi era saltato tutto, cioè a me è saltato tutto il lavoro, è cambiato tutto e dovevo fare una performance collettiva anche per Manifesta 13 a Marsiglia, quindi diciamo che c'era un po' tutto il lavoro saltato, la paura, però poi il riconoscimento che che l'arte si avvicina molto alla vita nei momenti di crisi. Detto questo, comunque uno dei modi che ho utilizzato per calmare un po' l'ansia, i pensieri che mi venivano in quelle fasi anche di grande solitudine e di chiusura, sono state una sorta di diario in cui io buttavo giù delle frasi anche poetiche, no? Rispetto ai miei pensieri del giorno. E appunto poi, cioè, per meditare su queste frasi, ho ritrovato di nuovo la pratica del ricamo, che ho utilizzato veramente tanto anche in altri lavori, questo modo ripetitivo e lento di agire, no? E che quindi in qualche modo svuota la mente. Anche in Portogallo, appunto, lavoro Para onde estamos indo, che c'è sotto, quello con le vele. Quello è un lavoro in cui con le signore ho imparato la tecnica tradizionale, insomma, di Guimarães. Questo qua che sto facendo vedere, giusto? Sì, questo qua. Per cui lì fu un processo un po' diverso, perché appunto coinvolti era sulla memoria, coinvolti soprattutto gli anziani, rispetto alla memoria anche economica, di come si è trasformata fino a... quindi si incrociava le memorie individuali di queste persone a quello che era il cambiamento in corso anche a livello economico del paese. E lì ricalcate queste frasi, ora te lo dico sinteticamente, giusto per capire anche come sono arrivata poi a Be a Poem.
in qualche modo io nel dialogo persona a persona trasferì, feci scrivere una sintesi dei racconti a queste persone anziane che mi facevano della loro vita e della loro esperienza, e poi ricalcai proprio la loro scrittura su queste vele che diciamo la cui forma è quella delle caravelle che appunto attraversano i venti contrari, no? Sono capaci di attraversare anche i venti contrari, e ricamammo tutte queste frasi 12 ore al giorno, e anche quella fu un'azione in corso con in mezzo al paese con queste vele, che veramente liberava la mente e che faceva riflettere su queste cose, dava il tempo anche di sedimentare queste memorie, fino appunto all'azione finale, che era l'obiettivo di arrivare in cima alla montagna più alta di Guimarães per vedere l'oceano, no? Perché comunque c'era anche un collegamento, spesso utilizzo appunto dei codici condivisi da una comunità, quindi dei simboli anche molto forti in cui loro si possano ritrovare e anche avere un livello immediato, no? Di potere evocativo, no? Simbolico. Per cui abbiamo portato queste vele al vento con questa frase anche in cui ci chiedevamo dove stavamo andando adesso. Quindi diciamo che poi nella solitudine ho ripreso questa tecnica che avevo imparato da queste signore di Guimarães, e ho ricamato su dei miei vestiti vecchi appartenenti sia a mio padre, insomma l'ho trovato in casa, nella casa paterna, e bucati tra l'altro. Inizialmente è nato così il lavoro in solitudine, in cui io con l'oro un po' come la tecnica giapponese che ripara i vasi rotti, no? Con l'oro, ho un po' cercato di riparare questi maglioni che in qualche modo ti davano questo abbraccio, no? In questo momento, no? Di solitudine in cui mancava tutto. Per cui, diciamo, queste frasi poetiche sono andate a riparare questi capi d'abbigliamento anche vecchi che sarebbero stati buttati via, e li ho indossati. È un po' questo anche il mio processo creativo. Prima di tutto le cose che propongo agli altri le provo su di me e cerco poi di condividerle, e diciamo che questa azione, no, è stata un'azione semplice e simbolica. Non sono mai costruite quelle che sono le mie performance, sono veramente delle azioni apparentemente molto semplici. Però poi la riflessione principale, siccome appunto mi calmava la mente e la poesia comunque la continuavo a cercare, vedevo che dava beneficio, e la riflessione principale veramente è che la poesia è uno dei mezzi principali per sconfiggere il tempo, per non accorgerci, no? Il tempo si ferma quando avviene il momento poetico, l'epifania poetica, non esiste più il tempo. Per cui in questi tempi molto lunghi, quando invece uno ha ansia e ha paura, il tempo è molto lungo, il tempo ha un peso enorme. Per cui quando, cioè, capito questo lavoro, successe che poi è spesso appunto tutto quello che avviene anche nel mio percorso artistico e di ricerca, insomma, anche di collaborazioni professionali, sono anche degli incroci e delle coincidenze, e cercare di mettere in relazione anche enti, situazioni, diciamo che spesso faccio anche da collante, no? Per cui mi sono trovata che non potevo e non volevo andare a Marsiglia a fare una performance che non aveva più senso, che avevo immaginato prima della pandemia. Per cui ho proposto appunto al ARCAD, che è diciamo il partner dell'evento collaterale di Manifesta 13, dove ero stata invitata, ARCAD, Caos, insomma c'è tantissimi partner in questo parallel du sud, no? Il parallelo del sud, il nome dell'evento collaterale. E quindi ho proposto di rimanere anche la curatrice Lori Adragna, insieme dialogando abbiamo appunto pensato che era molto più interessante lavorare sul territorio, sul proprio territorio dove eravamo e dove
non ci potevamo, insomma, sarebbe stato più sicuro non muoverci, e quindi di riproporre qualcosa pensato per le persone qua. Per cui ho realizzato questo lavoro all'interno di un altro progetto molto interessante e mutato apposta per la pandemia, che è Scuola Popolare di Villa Romana a Firenze, che di solito fa un'attività di residenza per gli artisti, i borsisti tedeschi, ma anche un'attività di mostre, talk, insomma, di promozione però internazionale. E invece appunto anche loro stavano declinando una loro proposta di una scuola gratuita in cui artisti e altri teorici legati al mondo dell'arte fornivano un sapere, condividevano con la comunità del territorio qualcosa. Per cui diciamo che ho proposto un laboratorio finalizzato appunto alla realizzazione di questo messaggio di diventare poesia, di essere poesia, per cui si è svolto in 2 giorni nel parco di Villa Romana di Firenze all'aperto, quindi abbiamo trovato un modo di, pur distanziati, di fare un'azione collettiva, no? All'aperto, in questo bellissimo parco, nella natura. Ho chiesto, appunto, abbiamo avuto dei momenti di condivisione, come era stato un po' il processo anche che avevo fatto in Portogallo e avevo già fatto anche con i malati di Alzheimer per Palazzo Strozzi di Firenze, per un progetto che si chiama Più Voci. E avevo fatto ancora prima sulle minoranze con Pietro Gaglianò un progetto che si chiama Save the Late. Quindi è un metodo che diciamo si trasforma, ma che ripropongo in vari step. Il primo in assoluto appunto fu Cancella o Salva, no? Sulla memoria, in cui chiesi a diciamo le vittime di episodi di intolleranza oppure anche di guerra, discriminazioni eccetera, proposi appunto di raccontarmi personalmente delle memorie e che lì potevano anche cancellare, no? Dopo, prima che io le esponessi, quindi questa azione anche di cancellarle. Quindi in realtà appunto anche qua ho ripreso, però in questo, mentre negli altri progetti avevo avuto un dialogo privato, persona a persona, in questo caso eravamo in cerchio e abbiamo condiviso un pensiero, quindi abbiamo condiviso delle riflessioni poi da sintetizzare in una frase poetica, quindi in una parola o in una frase che per loro era un messaggio poetico che volevano condividere anche con gli altri, una poesia da indossare. E poi c'è stata la parte di progettazione anche di dove collocare all'interno e perché quel capo di abbigliamento da indossare. E appunto sempre con questa scritta in oro, no? Perché un pochino c'è quest'oro che questo ritorna, no? Questo messaggio, cioè questa diciamo pratica di trasformare la crisi in opportunità, quindi trasformare appunto un qualcosa di rotto, un buco di una maglietta o un momento veramente di sofferenza in qualcosa di che va a arricchire, no? Che va a fortificare anche un'identità, che si crea un'esperienza. Per cui l'idea di usare tutti un filo dorato per scrivere, no? In realtà per tessere, no? C'è anche un gioco di parola, no? Di texture, cioè tu usi il testo per creare una texture, un tessuto, un ricamo. Assolutamente. No? E per cui appunto ognuno ha trovato delle frasi, alcune molto molto forti e molto toccanti nella loro semplicità. Appunto l'immagine che stai inquadrando è una delle più forti, anche se sono state tutte molto molto profonde, proprio per di questo ragazzo che ha tutta la famiglia in Africa e che appunto ci dice con grande semplicità è un italiano. Facile stare lontani. Assolutamente. Un italiano molto semplice, che lui è molto più lontano di noi, ma anche noi sentiamo questa sofferenza nello stare lontano dalle persone care.
E quindi poi niente, finito di ricamare dopo questi 2 giorni insieme di condivisione in cui si innescono varie dinamiche, no? Nel processo anche di ricamo tra le persone, semplicemente c'è stata questa azione di indossarle. Quindi appunto il ricamo come anche attività aggregante, attività di meditazione, attività artistica. Vedi, anche qua tutto si, come dicevamo un po' all'inizio prima, cioè tutto diventa creatività, cioè non soltanto appunto l'arte, la pittura, la scultura, ma qualsiasi declinazione della creatività diventa oggetto artistico. Va bene, Virginia, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, di questa introduzione un po' ai tuoi lavori. Poi le persone che vogliono approfondirti possono andare sul tuo sito internet, sul tuo Instagram, poi nell'articolo metteremo tutti i tuoi vari contatti. E ti ringrazio di averci portato in questa dimensione, comunque, come dicevi te, performativa, d'azione più che altro, perché appunto in questo momento serve, oltre al pensiero, anche all'azione, un'azione che sia un'azione esplorativa e ricercativa, un qualcosa che ci porti a un'evoluzione. Grazie ancora e alla prossima, spero venire a trovarti in quel di Prato. Grazie a te e poi la prossima volta sì, ti invito in studio. va bene, la prossima volta facciamo lo studio visit da manuale. Ok, ciao, buona giornata, a presto. Ciao.
Donna Maria, donna Maria, sicura la porta. Se domingo, segura aí. Segura aí na ponta. Vira para cima, para cima. Não tem que passar aí. Vou até trazer uma cadeira aqui. Ok. This is the... Venga, dona Fernanda. Pode ir sozinho. Lá embaixo. Put. Vamos todos, vamos especialmente. Não é para Vamos ver. Eu vim aqui fazer um exame. Dona Maria, vem. Vamos lá. Dona Maria, nós mudamos. Muito bom. E ainda já vamos para dentro, encontram-se lá dentro, já, querida. Ela quer ir. Olá, para não trabalhar. Minha colega de Paulo, olha, veio. Ó, Pedro, onde é que é? Ai, que lata! Cátia fica com o mais pesado, não é? Ah, ela por ela, aqui. Ai, pois é. Vamos metade, metade. Ui! E a cadeira aqui é grande. Opa! Esta está correta. Obrigado.